Terza vittoria consecutiva, la miglior serie a questo inizio di stagione, contro squadre alla portata, come si dice, però le difficoltà non sono mancate. No, perché questa è una squadra rognosa, nel senso positivo. Una squadra quadrata che gioca a calcio, cerca di imporre anche il gioco. Se non sbaglio, aveva vinto qui contro il Padova, l'unica squadra che all'inizio ha perso contro il Santa Franco, se no ha fatto sempre bene in questo loro fortino. Do merito alla squadra perché ha giocato col cuore. Ma col cuore ha cercato anche di manovrare, di creare problemi. In alcuni momenti ci siamo riusciti, era difficile perché sapevamo che comunque contro di noi le squadre triplicano gli sforzi. Però sono felice per i ragazzi perché hanno giocato anche con non soltanto col cuore ma con la testa giusta, applicandosi in ogni situazione. E è venuta una vittoria importante e è un proseguo. Adesso chiaramente inizierà un altro percorso perché sabato ci abbiamo il Gubbio, però intanto recuperiamo un po' da questa fatica perché è stata una fatica importante. Senti, adesso la vetta è vicinissima. Può essere uno stimolo in più oppure dobbiamo guardare? No, ma noi guardiamo tutto quello che ci deve guardare facendo il nostro percorso. Sappiamo benissimo che ogni sabato, ogni gara è importante proprio per cercare di scalare quelle che sono quello che è una cima. Sappiamo anche che siamo consapevoli del fatto che comunque contro di noi troviamo squadre agguerrite. Questo è un monito, tra virgolette, per i ragazzi, proprio perché sappiamo che l'unica maniera che abbiamo è calarci nella realtà di queste squadre. Senti, ultima cosa. Nelle 20 minuti, 25, in cui il Parma ha raccolto 5-6 calci d'angolo e ha tenuto la palla nella metà campo del Fano, di fatto non sono arrivate però occasioni da gol. E questa è la vera cosa che bisogna migliorare. Sicuramente in alcuni momenti dove abbiamo messo tutti i palloni non abbiamo attaccato bene la porta, perché in alcuni momenti la porta ne è stata divisa tra la prima punta che attaccava il primo palo, l'altra e mezzo, l'esterno o la mezzala doveva comunque entrare. C'è stata un'occasione dove Pasquale o a volte Nocciolini nella prima parte, lo stesso Ciccio, Scavone doveva inserirsi in serie. Questi sono tutti i meccanismi che dobbiamo migliorare, perché comunque abbiamo gli elementi per poter sfruttare queste qualità. Buongiorno, buonasera. Buonasera, mister. A proposito di Scavone e Corpi, abbiamo visto un centrocampo molto più equilibrato, ma forse anche per la compattezza che ha avuto la squadra. È stata molto più compatta rispetto ad altre uscite. È questo un punto di partenza, forse, per migliorare anche quella che è la manovra, che anche oggi non è riuscita a essere continua, a merito anche del Fano, però comunque dal Parma si aspetta sempre un po' di più. Sì, no, le distanze sono state rispettate. Quando riesci a mantenere queste distanze è chiaro che concedi pochissimo, perlomeno ci può essere qualche sbavatura, c'è anche la qualità degli avversari. Però questa compattezza ti permette comunque, e questo il fatto di essere corti ti permette comunque di raddoppiare e di non permettere poi alla squadra di salire in maniera più efficace. Ecco, la scelta di Lacco da andare per un minuto e calare in panchina, immagino che sarebbe la stessa nel caso che ci fosse Calaiò e Lacco in panchina, però quando è maturata? È la migliore di mercoledì oppure? No, io ho l'impressione che ho fatto soltanto perché Emanuele domenica, sabato scorso, aveva avuto un problema alla schiena, è stato fermo 2 giorni e mezzo, quindi visto Felipe che comunque si è sempre allenato benissimo, quindi mi sembrava anche giusto premiarlo per quello che aveva fatto durante la settimana. Invece è un giocatore importante perché oggi ha lottato, ha tenuto i palloni su, ha fatto la sponda, ha attaccato anche la porta. È chiaro che ci si aspetta sempre di più da giocatori come lui, però già il fatto che comunque ha aiutato sia in fase di costruzione sia in fase di non possesso la squadra. Ringraziamo Paolo, è un merito che va, alla squadra, ma va soprattutto a quei ragazzi che comunque oggi hanno dato l'anima. Ecco, oggi si è visto un Parma, al di là delle difficoltà nella continuità della manovra, cioè è andato un po' a strappi, quando riusciva a prendere palla poi non riusciva a prendere in mano le redini dell'incontro. Però ha fatto molti meno lanci lunghi e ha provato a uscire palla a terra. E anche questo è un punto di partenza per arrivare a
Certo, dobbiamo sfruttare le qualità che abbiamo nei singoli giocatori. È chiaro che la fiducia la prendi attraverso le giocate che riesci a fare nel momento in cui stai bene. Adesso la squadra man mano sta crescendo sotto l'aspetto anche della sicurezza individuale e anche di una maggior condizione atletica. Ecco, per l'ultima domanda, io ho visto un Canini che continua a essere in difficoltà. Quanto manca prima di vedere il miglior Canini, diciamo, anche dal punto di vista forse della concentrazione, delle volte vediamo anche degli errori, ma non solo da parte sua, anche di Colini, Lucarelli, l'impostazione, degli errori forse anche un po' sciocchi. Ma sono dettati dalla condizione, ma anche dalla pressione degli avversari. In alcuni momenti, come è accaduto anche stasera, siamo riusciti a uscire con la palla, siamo riusciti a essere padroni in manovra delle situazioni, altre invece magari sotto la pressione degli avversari che ci stanno, perché comunque gli avversari vengono lì e ti ostacolano sempre, non ti permettono di giocare la palla pulita. Ci sta anche l'errore, però la cosa che mi è piaciuta è proprio dopo l'errore hanno continuato a giocare, cioè non hanno chiuso, non hanno permesso a lasciarsi condizionare dall'errore momentaneo. È quello che chiedo sempre alla squadra, a me non interessa l'errore, a me interessa che guardano a quello che è l'azione successiva e si concentrano su quello che è l'azione successiva. L'ultimissima mia è una curiosità più che altro. Quel Calaiò a battere i calci d'angolo, abbiamo visto nella scorsa partita durante tutta la gara e anche nell'ultimo spezzone. Da cosa nasce questa scelta? Perché magari essendo un attaccante uno si aspetta di vederlo, visto che tra l'altro di testa non è male, ha anche segnato. No, ma due passi. Certo, ma dettato dal fatto che è uno dei migliori a battere i calci d'angolo, quindi come Emanuele, quelli che sono gli allenamenti che facciamo, quello che mostra più qualità nel batterli, ho preferito così dare un incarico, anche se chiaramente preferirei, però siccome abbiamo anche altri saltatori importanti, come Lucarelli, come Colì, come Canini, come lo stesso Evago, come lo stesso Scavone, cerchiamo di sfruttare quelle che sono anche, è chiaro che se hai un giocatore che batte bene calcio d'angolo e punizioni, hai anche probabilità che i giocatori riescano comunque a impattare la palla. Senti, riportare Baraglia in attacco è stata una decisione difficile, visto che per tutta la stagione, sì, all'inizio, si è detto che Baraglia era una mezzala. Sì, no, è stato dettato dal fatto che comunque Ives ha dato una prova di maturità incredibile. Ives può giocare in tutti i ruoli, è chiaro che il suo ruolo, per il mio, è più la mezzala. Però è chiaro che in questa situazione qui ho bisogno di giocatori che comunque diano sotto l'aspetto anche di un equilibrio. Ives a volte per troppa generosità nell'ultimo periodo non sempre dà un equilibrio. Potete mettere uno che mi dia più equilibrio. Siete a posto? Grazie. Grazie a tutti.